Buongiorno in blu. Buongiorno in blu. Buongiorno in blu. E a grandi passi ci avviciniamo a domenica prossima, giorno delle elezioni europee. In questi giorni anche noi ovviamente apriamo i nostri microfoni ai rappresentanti dei principali schieramenti, dei principali movimenti che poi troverete nelle urne del 26 di maggio. Io ringrazio per essere con noi Luigi Gubello, candidato capolista del Partito Pirata. Buongiorno Gubello, ben trovato. Buongiorno, buongiorno a tutti. Giovanissimo, non ha neppure 30 anni, è noto come l'hacker buono. Sì, questo è... È così che sono diventato noto sulla stampa italiana a febbraio 2018, diciamo. E tra l'altro lei, penso che insomma, delle cose potevano essere forse un po' in sospeso rispetto alla corsa elettorale, anche per una denuncia nei suoi confronti di Casaleggio, giusto? Beh, in tercera denuncia per le elezioni non sarebbe, cioè dal punto di vista ovviamente sì, tecnico, certo. Non sarebbe stato no, un problema, ovviamente. Perché... Non sarebbe ancora preso niente, però era un problema squisitamente personale, non immagino, di poco conto, tra l'altro. Immagino. Ricordiamo per quale motivo velocemente, poi invece andiamo alle motivazioni del perché votarla. Sì, certamente. Ad agosto 2017 avevo segnalato allo staff del sito, della piattaforma Rousseau, una problematica seria. Mi avevano ringraziato, l'avevano risolta e poi purtroppo c'è scattata una denuncia anche per via di altri fatti non riguardanti me, perché c'è stato qualcun altro con intenzioni meno buone, diciamo, che ha tentato di hackerare Rousseau e c'è riuscito, e quindi mi sono ritrovato in questa storia con questa denuncia. La storia è andata avanti per un po', per fortuna la denuncia è stata ritirata ad aprile di quest'anno, quindi poco fa. Bene. A Gubello, ecco, siamo invece adesso alla, diciamo, parte più elettorale della nostra chiacchierata. Io ricordo a lei e ai nostri ascoltatori che siamo in par condicio, quindi abbiamo 5 minuti se li giochi bene. Perché votarla? Allora, il Partito Pirata è un partito transeuropeo, quindi cioè transnazionale. Abbiamo un unico programma deciso da tutti i partiti pirata d'Europa. Siamo presenti in 11 paesi con lo stesso programma. Vogliamo portare nel dibattito e al centro in Europa e magari anche in Italia il problema di come ci relazioniamo con la tecnologia, quindi la tutela della privacy, il trattamento dei dati e tutto ciò che concerne queste problematiche, che fanno già parte del presente ma saranno maggiormente sentite probabilmente dai cittadini nel prossimissimo futuro, ed è meglio non farsi cogliere impreparati, perché spesso queste tematiche non sono affrontate correttamente, almeno a livello nazionale. Un'altra parte fondamentale del programma è l'ambientalismo, perché a livello europeo ci collochiamo nel gruppo dei Verdi, o meglio, finora ci siamo collocati nel gruppo dei Verdi, pensiamo di rifinire nella medesima alleanza dopo il 26 maggio. Noi, come Partito Pirata Italiano, ma anche gli altri partiti pirata europei. Quindi la lotta al cambiamento climatico e la sensibilizzazione dei cittadini europei, ma anche solo ascoltarli, cioè la problematica è sentita, come abbiamo visto dalle manifestazioni molto recenti, ce ne sarà una anche il 24 maggio, sì, se non ricordo male. E un'altra, e poi ovviamente i diritti civili sono parte fondamentale del nostro programma, ma questo penso sia quasi scontato dirlo, ma è giusto ribadirlo. Che rispetto al tema immigrazione, come vi ponete? Qual è la vostra, non dico soluzione, ma ricerca? La nostra soluzione, quello che proponiamo è di creare dei canali legalizzati, quindi la possibilità delle persone di semplificare la vita alle persone che cercano di scappare da situazioni di disastro, che può essere la guerra, come uno stato autoritario, come la fame, perché il cambiamento climatico influisce anche su quello, cioè rovina il paese dove stanno, la siccità, eccetera, eccetera. Quindi la nostra idea è di creare dei canali più semplici per le persone per arrivare, quindi per gestire anche i flussi. E invece quindi questa economia? Economia, dobbiamo renderci conto che il cambiamento climatico va affrontato e quindi vogliamo, allora, a livello tipo di agricoltura, pesca e quant'altro e risorse naturali, tentare di
proteggere il piccolo imprenditore, il piccolo contadino, puntando su un'agricoltura a chilometro zero, quindi cercando di incentivare questo, maggiormente questo tipo di economia. E per il resto siamo molto europeisti, quindi l'idea è comunque di mantenersi in un mercato unico, aperto e corretto. Questa è l'idea basilare. Poi l'economia è sempre giornaliera, diciamo, come i recenti avvenimenti anche di statunitensi tra Google e Huawei cinese. E infatti. Cioè la compagnia cinese, quello non sono prevedibili, quindi bisogna sempre un attimo entrare in quest'ottica. Si parla di elezioni queste che vivono, e quindi bisogna vedere l'espressione e la posizione che poi prenderanno le urne il 26 maggio, che rischiano appunto l'ondata sovranista, populista. Lei ha questo timore? Abbiamo un minuto. C'è questa ondata sovranista a livello europeo che vorrebbe spaccare l'Europa, è un timore, personalmente lo vivo come un timore, ma penso che i cittadini europei che andranno al voto, non solo quelli italiani ma tutti i cittadini europei, si ricorderanno di quello che è stato finora l'Europa. Poi i recenti casi in Austria dimostrano che i governi sovranisti hanno gravi problemi di fondo, visto che a quanto pare, dal video almeno, il governo austriaco sta cadendo per via di in cui un sovranista, un nazionalista, praticamente svende tutto quello che sarebbe stato il paese Austria, minacciando di chiudere i giornali e accettando corruzione. Ovviamente è ancora tutto da vedere, però questo è quello che sembra dire il video, poi vediamo come evolve la vicenda. Giustamente, però l'inchiesta il governo austriaco, il governo austriaco credo andrà a elezioni anticipate, quello è, sembra sicuro. Esatto, questo sicuramente è già un punto. Okay. Grazie, in bocca al lupo a Luigi Gubello, candidato capolista del Partito Pirata. Buona giornata, Gubello. Altrettanto. Grazie.